Il centrodestra di Barletta incontra i cittadini per analizzare i primi 100 giorni d'amministrazione Cascella. A 4 mesi dall'insediamento della giunta, nulla è stato prodotto per la città. L'opposizione evidenzia di come ad emergere siano state le solite divisioni interne alla maggioranza di centrosinistra, in primis in seno al Partito Democratico. Ne sono la dimostrazione, dicono, le prime difficoltà riscontrate in consiglio comunale, l'assenza del numero legale, la spaccatura sul nome di Calabrese alla presidenza della commissione lavori pubblici, la richiesta di rimpasto della giunta a pochi mesi dal suo insediamento. I consiglieri comunali di minoranza hanno per questo pensato alla campagna di comunicazione l'opposizione denuncia, con manifesti che richiamano quanto denunciato in campagna elettorale. Nel centrosinistra, nonostante sia cambiato il direttore d'orchestra, spiegano, la musica è rimasta sempre la stessa. I problemi politici sono all'ordine del giorno. Alcuni partiti della maggioranza hanno chiesto già un rimpasto di giunta. Ai consigli comunali fanno mancare il numero legale, quindi sono tutti elementi che non fanno presagire nulla di buono per questa città. C'è da approvare un bilancio di previsione, che è lo strumento più importante, e quindi vedremo alla prova, quando lo porteranno in consiglio, quello che succederà. L'unica cosa che sappiamo di certo è che la crisi politica è aperta, tant'è che il sindaco proprio in queste ore ha minacciato i partiti di maggioranza di dimettersi, e quindi siamo alle solite, la storia nel centrosinistra si ripete. Purtroppo quello che noi abbiamo denunciato in campagna elettorale si sta verificando, cioè la continuità con il vecchio modo di fare la politica. Mi riferisco a tutti gli scontri interni che sono stati nella maggioranza, mi riferisco alle diversità di programmatiche per quanto riguarda il bilancio di previsione, come pure i problemi che sono stati collegati alla chiusura del Tribunale di Barletta, le sentenze che hanno colpito il Comune di Barletta per tutti gli espropri illegittimi che sono stati determinati, mi riferisco agli 800.000 euro che bisogna pagare all'impresa Salto, mi riferisco alle 500.000 euro che bisogna pagare all'impresa Fiorella, mi riferisco a tanti altri soldi che vanno pagati per gli espropri illegittimi che sono stati realizzati, che chiaramente sono rappresentano un momento di allarme. 8 milioni di debiti, crediti inesigibili, decreti ingiuntivi e espropri illegittimi in zona 167 sono il frutto delle cattive gestioni di centrosinistra. Errori che saranno ancora una volta i cittadini a pagare, spiegano dall'opposizione, sì, perché la giunta Cascella ha aumentato le tasse. Nonostante questo, però, si continuano a finanziare feste e cerimonie. Noi ci abbiamo detto in maniera chiara, assolutamente no all'aumento del prelievo fiscale, bisogna tagliare quelle spese inutili, bisogna tagliare quelle spese improduttive che non sono utili, bisogna fare in modo che le risorse vengano recuperate in una maniera diversa da quella dell'aumento del prelievo fiscale.